Un colpo d'occhio macabro nella piazza deserta, feretri in cartone sormontati da una croce nera, quasi veri. 1041 bare per le 1041 morti sul lavoro del 2023. È l'iniziativa organizzata dalla UIL per riportare l'attenzione su una strage che continua. Le condizioni nelle quali le persone sono disponibili ad accettare un lavoro pur di guadagnare qualcosa sono peggiorate. Noi dobbiamo dare loro un aiuto, perché altrimenti il ricatto, la possibilità di sfruttare sempre di più il lavoro, i lavoratori, le lavoratrici aumenta. Morti bianche che nelle aule dei tribunali diventano quasi sempre omicidi, con dei responsabili, vittime, forse anche loro, di un sistema sociale che porta a distruggere in un modo o nell'altro il cosiddetto capitale umano. Sono infermiere e quindi voglio lavorare in sicurezza. In sicurezza perché in ambito sanitario, dove appunto lavoro, ho lavorato nel periodo Covid, dove abbiamo affrontato veramente delle situazioni che indescrivibili. Sì, sono state raccontate a livello mediatico e quant'altro, ma chi le ha vissute sa quello che veramente ha subito. Che noi come Security comunque facciamo un servizio di protezione per le persone e quindi speriamo che ci sia un po' più sicurezza da parte di tutti, magari aggiungere qualche elemento in più ci aiuterebbe. Ho investito tanto soldi, tempo e continuerò a farlo perché questo lavoro mi piace farlo anche così. Però è come se uno arrivasse a un punto e ci fosse come un tappo, non si riuscisse ad andare oltre. Lavoratori che fortunatamente sono scampati alla morte, ma che comunque hanno subito degli infortuni molto gravi. La richiesta del sindacato è chiara, l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro.